Ciao ragazzi, oggi non accenderemo il carbone, ma vedremo insieme la preparazione di una salsa fondamentale per le nostre grigliate, quindi la salsa barbecue. Ovviamente in commercio ce ne sono di diverse tipologie, ma ognuna ha un proprio gusto. Quindi per raggiungere il vostro gusto personale, quello che vi consiglio di fare è di prepararvela in casa. Oggi vi presenterò la ricetta base della salsa barbecue, grazie alla quale poi miscelando con le spezie, quindi magari con lo zucchero o col peperoncino, potrete raggiungere il punto di dolcezza, agrodolce o piccante che cercate. Solitamente nelle ricette che si trovano online viene presentata una versione con l'utilizzo del ketchup, ma il ketchup, essendo commerciale, ha comunque un proprio gusto. Quindi noi partiremo proprio dalla base e dalla salsa di pomodoro. Può sembrare difficile, non lo è affatto, vediamo come si fa. Ok, come prima cosa prendiamo una padella antiaderente, la mettiamo sul fuoco. Accendiamo la fiamma a fuoco basso, medio basso. Aggiungiamo un giro d'olio all'interno della nostra padella e senza aspettare che cominci a soffriggere, perché vogliamo che si caramellizzi il nostro composto, inseriamo mezza cipolla bianca e due spicchi d'aglio finemente tritati. Senza aspettare che inizi a soffriggere, aggiustiamo aggiungendo un cucchiaio di sale kosher. E una buona macinata di pepe a grani grossi. Appena la cipolla comincerà ad imbrunire, aggiungiamo 3 cucchiai di zucchero di canna, perché quello che vogliamo è che la cipolla non soffrigga ma si caramellizzi. Teniamo sotto controllo sempre la fiamma e facciamo in modo ovviamente che non si bruci per evitare poi un sapore amaro. Non appena la cipolla sarà stufata, aggiungiamo un cucchiaio e mezzo di paprika piccante, un cucchiaio di peperoncino, e questo se ce lo volete aggiungere, io ce lo metto sempre, ma è piccante, qualche goccia di tabasco. Amalgamiamo il tutto. E aspettiamo che riprenda il bollore. Non appena la cipolla avrà ripreso la sua temperatura, aggiungiamo un cucchiaio di aceto di mele e 2 cucchiai di salsa Worcestershire. Ovviamente potete diminuire o aumentare le dosi, soprattutto di questa parte acida, per giostrare e diciamo così, adeguare al vostro palato il sapore agrodolce della vostra salsa finale. Un'alternativa all'aceto di mele può essere anche quella di utilizzare la salsa di soia. Qualora sceglieste questa strada, prendete una salsa di soia povera di sodio per evitare poi di andare a sbilanciare quello che è il vostro composto. A questo punto abbiamo inserito i liquidi e aspettiamo che inizi a sobbollire il tutto. Una volta che la nostra cipolla comincerà a sobbollire, prima di aggiungere il pomodoro, la salsa di pomodoro, inseriamo nel composto un cucchiaino di semi di senape schiacciati e aspettiamo che rilascino il loro sapore in questo fondo che abbiamo costruito, che abbiamo creato. Sicuramente nell'aria, nella vostra cucina, si comincerà già a sentire un odore di barbecue, ma resistete. L'ultimo passaggio, aggiungiamo una tazza di salsa di pomodoro. Io utilizzo la salsa di pomodoro ciliegino,
Ma considerate che anche la scelta di tipologia di salsa fa la differenza, perché per esempio il ciliegino è un po' più dolce, mentre invece un pomodoro sammarzano è un po' più acido. Quindi anche la scelta della salsa fa la differenza sul vostro gusto finale. Quindi alziamo leggermente la fiamma, perché a questo punto non avremo più paura di bruciare la nostra cipolla. Ricordatevi però di non superare mai una temperatura media e lasciamo sobbollire per circa 30 minuti. In realtà potete farlo sobbollire anche di meno, dipende tutto da quanto volete densa la vostra salsa barbecue. Ci rivediamo tra mezz'ora. Ovviamente non potete dimenticarvi la vostra salsa barbecue sul fuoco per mezz'ora, quindi copritela con un coperchio in modo da creare un ambiente umido dentro e di non sporcarvi tutta la cucina, ma ricordatevi soprattutto ogni tanto di girare la vostra salsa. Ricordate, non avete messo acqua e quindi, anche se utilizzate una pentola antiaderente, il pomodoro potrebbe bruciarsi sotto. Ci siamo quasi. A breve vediamo il risultato finale. Trascorsa mezz'ora, il risultato sarà questo. Come vedete, la salsa è un po' più rustica, quindi all'interno trovate pezzettini di aglio, pezzettini più grandi di cipolla che magari non si sono sciolti, qualche bacca di senape. Se non vi piace in questo modo, potete passare a una versione con un frullatore a immersione, dove vedete anche il colore diventa molto più simile a una salsa barbecue di quelle in commercio, diventa anche molto più cremosa. E adesso passiamo all'assaggio. Guarda caso qui sul tagliere un pezzo di pollo. Vediamo un po'. Che bevo di caffè? Salute!